Sono passati 9 anni da quando Gabriel Batistuta ha appeso gli scarpini al chiodo, ma solo ora arriva una confessione scioccante da parte dell'ex attaccante di Roma e Fiorentina. In una intervista a cuore aperto a TIC Sports, il 45enne argentino ha ammesso di aver affrontato dei mesi terribili dopo l'addio al pallone. Nel giro di poco tempo, ha detto, mi sono ritrovato praticamente nell'incapacità di camminare. Il male alle caviglie era così insopportabile che chiesi al mio dottore di tagliarmi le gambe. L'ex calciatore, che da anni si dedica al polo, ha poi continuato. Sentivo tanto male che non riuscivo ad alzarmi dal letto e mi urinavo addosso. Adesso, per fortuna, sto meglio.